Un incendio divampato intorno alle 14 di sabato 3 aprile presso i magazzini di un'azienda edile situata sulla 460 Feretto. In cielo si è alzata una grossa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco di Bosconero, Rivarolo, Ivrea, Volpiano, con squadra, botte, autoscala e il carro fiamma da Torino. Presenti i carabinieri e la polizia locale. Uno dei titolari è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dal 118. Il tratto della 460 è stato chiuso al traffico per alcuni momenti a causa del denso fumo che invadeva la carreggiata. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. Le operazioni di bonifica dureranno ancora alcune ore, in corso anche accertamenti sulle cause del rogo.